Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo della legge dello sforzo invertito, quindi di conseguenza perché provare a manifestare, sforzarsi di cambiare i propri pensieri, cercare di cambiare le cose fuori o controllare il 3D produce solo risultati opposti. In più vi darò anche qualche consiglio per trovare un equilibrio tra appunto il fare, perché ovviamente dobbiamo elevarci di consapevolezza e quindi avere un mindset completamente differente per poter vedere dei risultati fuori, ma allo stesso tempo non cadere appunto nell'energia dello sforzo, ma incarnare l'energia del minimo sforzo, massimo risultato. Prima di cominciare, mi presento perché è nuovo del canale. Mi chiamo Silvia, mi occupo di legge di assunzione, mindset e self-concept, in particolare per il femminile in evoluzione. Per parlare dell'argomento di oggi, leggerò insieme a voi un pezzetto del libro di Joseph Murphy, che è Il potere del subconscio, che secondo me spiega proprio benissimo che cosa vuol dire appunto la legge dello sforzo invertito. Allora, cominciamo. Coué, famoso psicologo francese che visitò l'America circa 40 anni fa, definì la legge dello sforzo invertito come segue: quando i tuoi desideri e la tua immaginazione sono in conflitto, la tua immaginazione vince invariabilmente. Se ad esempio ti venisse chiesto di camminare su una tavola sul pavimento, lo faresti senza esitazione. Ora supponiamo che le stesse tavole siano state poste a 20 metri d'altezza, tra due pareti. Vorresti camminarci? Il tuo desiderio di camminare sarebbe contrastato dalla tua immaginazione o dalla paura di cadere. La tua idea dominante, che sarebbe l'immagine della caduta, avrebbe la meglio. Il tuo desiderio, volontà o sforzo di camminare sulla tavola sarebbe invertito e l'idea dominante di fallimento sarebbe rafforzata. Lo sforzo mentale è invariabilmente autolesionista, ottenendo sempre il contrario di quello che si desidera. I suggerimenti di impotenza per superare la condizione dominano l'individuo. Il tuo inconscio è sempre controllato dall'idea dominante. Il tuo inconscio accetterà la più forte delle due proposizioni contraddittorie. La strada senza sforzo è la migliore. Facciamo un altro esempio. Quando non riusciamo a dormire e ci sforziamo di dormire perché magari il giorno dopo abbiamo una giornata importante e quindi necessitiamo di riposare, quello sforzo del cercare di dormire a tutti i costi peggiorerà la situazione e ci farà dormire ancora di meno. Mentre quando spostiamo il focus e l'attenzione, per esempio, a contare le pecore o a pensare a delle cose differenti che non siano l'addormentarci per forza, ci riusciamo ad addormentare. Questo è un altro esempio su come funziona la legge dello sforzo invertito. Quindi, come ci dice Joseph Murphy, minimo sforzo, massimo risultato. Ok, ma come si fa? Perché la legge dello sforzo invertito deriva da un'antica tradizione zen che si basa sulla non azione. Ma quando loro parlano di non azione, non parlano di rimanere seduti sul divano aspettando che succeda qualcosa da fuori e tu non devi fare un tubo e ti devi tenere tutti i tuoi pensieri limitanti e contrastanti, eccetera, eccetera. Non è questo, è quello di imparare a gestire la propria energia interiore e riconoscere quando stiamo andando, diciamo così, nella direzione sbagliata e più capire qual è il sistema migliore per noi, quello più naturale che meno ci crea conflitto interiore. A volte, infatti, quando lavoro con le persone, scelgo metodi e consiglio metodi differenti davanti, per esempio, ai trigger o quando si spiralizza, perché per qualcuno funziona andare direttamente all'opposto, senza creare appunto questo sforzo di rinforzo del pensiero limitante base, perché lo si sta combattendo. Quello che ho notato in me, in queste persone, che si tende a cercare di combattere quella cosa perché non la si vuole, si ha paura, per esempio, che i pensieri negativi, tra virgolette, si possano manifestare, oppure perché appunto se si ha un bagaglio, diciamo così, di credenza sul non sono abbastanza, certe cose me le devo meritare, mi devo sforzare per averle, è proprio un'abitudine a praticare lo sforzo
ottenere qualcosa, e quindi l'approccio all'incremento di consapevolezza verso pensieri differenti è fatto dalla vecchia versione di noi che appunto si continua a sforzare. Questo produce risultati opposti. Come vi dico sempre, però, non vi fissate con i risultati opposti. Questo video è fatto per aiutarci a capire come maneggiare la nostra energia interiore. Te ne accorgi perché ti senti drenato, ti senti stanco, sei arrabbiato. Ho diversi clienti che, appunto, partendo da quel background, hanno questa tendenza a, quando succede qualcosa di oppositorio nel 3T, a sbroccare e a dire: ho provato di tutto, sono anni che faccio le mie affermazioni, non vedo nessun risultato, ho provato, ho dato del mio meglio, mi sono sforzato, sono stanco. Ecco, quella è sempre la vecchia versione di noi che sta parlando, che non ha capito che quello che si sta facendo è cercare, tra virgolette, di allineare la mente cosciente con l'immaginazione il più possibile. Adesso che si faccia parlando di incarno lo stato della regina, del re, che a me piace tanto perché è più semplice, oppure con le affermazioni 10 minuti al giorno, focus solo su quello, le affermazioni robotiche, sul cambio il self-concept, qualsiasi la visualizzazione, qualsiasi sia questo, quello che si sta facendo è appunto allineare la mente conscia con il subconscio. Altra cosa, la collaborazione con l'universo o se superiore, Dio, quello che vi pare piace, la nostra parte più pura, quella diciamo che ci vede grande, come dico io, la big picture, che ci vede meglio della mia mente logica, avere questa forte collaborazione, nel senso che il nostro dovere, tra virgolette, lavoro al massimo è quello di esprimere la nostra intenzione e di ritornare a quella scelta quanto ci è possibile. Ok? Però questo non vuol dire che lo devi fare stressandoti, che lo devi fare sforzandoti di cambiare i tuoi pensieri o di incarnare quel determinato stato. Per esempio, se ti senti non bella, ok? Inizi a dire son bella, son bella, son bella, ma continui a vederti brutta, ti continuerai a vedere più brutta. Quello va fatto piano, va accettato, almeno per me quello che ha sempre funzionato è l'accettare il tutto, quindi l'integrità di chi siamo, perché il tutto include anche il non produttivo, perché siamo nel pianeta degli opposti, poiché noi non lo scegliamo più, quello è un altro discorso. È come se fossero due giardini, c'è un giardino che produce schifezza e un giardino che produce frutti meravigliosi e buonissimi. Noi non è che diciamo al giardino non esiste, non lo voglio, bla bla bla. No, noi scegliamo di dare acqua al giardino che è produttivo. Questo è il discorso, non andiamo a bruciare il giardino vecchio o appunto a cancellarlo dal pianeta, non funziona così, almeno per me è semplicemente spostare l'attenzione e dare appunto più energia al nostro giardino nuovo, che appunto sarà il pensiero: no, sono bella così come sono. Sono bella anche, che ne so, se ho le rughe, sono bella anche se non peso 41 kg. E c'è, anche se non ho più 20 anni, ok, quella inglobamento, diciamo così, quello sarà il metodo per avere il risultato, tra virgolette, di vederti bella con il minimo sforzo. Non sarà quello di combattere il pensiero mi sento brutta, ok? Altra cosa, un altro sistema che ci può aiutare è il rilassamento, quello che io chiamo entrare nel incarnare la nostra regina o re interiore, quindi le caratteristiche del femminile interiore, che sono il rilassamento e la co-creazione con l'universo. Quindi il rilassamento deve essere parte integrante della vostra giornata. Il prossimo video, spero di riuscire a farlo, sarà quello sulla stabilizzazione del sistema nervoso. Perché è importante? Perché ovviamente quando noi cambiamo i nostri pensieri, aumentiamo il nostro grado di consapevolezza,
Se di base siamo stati attivi per 30 anni, sempre in survival mode, attivati col nostro sistema simpatico di fight and flight, il nostro corpo, il nostro sistema nervoso ha bisogno, ok, di essere accompagnato gentilmente in questo cambiamento interiore. Con le affermazioni che sono la parte del nostro mentale e va benissimo, e con la parte del corpo fisico, che okay? Questo dipende ovviamente poi da ciascuno di noi. Se tendenzialmente non si è vissuto in survival mode, se ha avuto un bagaglio differente, già un self-concept abbastanza buono, delle relazioni abbastanza buone, eccetera, eccetera, magari non sarà necessario. Per la maggior parte delle persone che lavorano con me, questo potrebbe essere necessario e per me lo è stato e mi ha dato degli enormi risultati, soprattutto anche nella gestione del 3D, nella indipendenza emotiva, nel appunto shiftare poi di consapevolezza anche quando avevo la tendenza a spiralizzare, nel riprendermi poi velocemente come mi è successo nella situazione in Malesia, perché ho seguito i miei video precedenti. Quindi per me è fondamentale ricavarsi durante la giornata degli spazi per il rilassamento. Tutto quello che appunto vi fa allontanare dal chiasso del mondo esterno e del vostro mentale. Okay? Poi vedremo appunto nel prossimo video quali possono essere, diciamo, le tecniche che possono esserci d'aiuto. Altra cosa, mi sono dimenticata, scusate, ho fatto un po' di pasticcio, la co-creazione, quindi la collaborazione con l'universo. Riconoscere che la nostra mente logica arriva fino a un certo punto, quindi il nostro è quel compito, è quello di scegliere di essere consapevoli e di portare la nostra attenzione a pensieri nuovi, non di cambiare quelli vecchi. Questo è l'approccio differente, ok? E quando per esempio ci accorgiamo che abbiamo, come ci fa riferimento Joseph Murphy con l'esempio della paura di attraversare l'asse da un muro all'altro a 40 metri, quando ci rendiamo conto che abbiamo quella paura, accettiamo quella paura, quindi l'obiettivo sarà quello di rilasciare la resistenza, che non vuol dire scacciare la paura, quindi vedere che c'è, almeno questo è il modo che funziona per me. Vedere che c'è, praticare il self-love, quindi va tutto bene, va bene che mi sento così. Questa cosa non determina la mia sopravvivenza, la mia felicità, la mia vita non dipende da questa cosa qua. Quindi ridurre l'importanza. L'universo, quindi la mia parte interiore, si prende cura di tutto il resto perché. Per quella parte lì è sempre sì, amorevole, tutto, è solo che felice di aiutarci a manifestare tutto quello che desideriamo, quindi si occupa di tutto il resto. Poi il come, dove, le situazioni, anche quelle più apparentemente spiacevoli, vanno considerate come il Bridge of Events, o Birds Before Land per la nostra manifestazione. Quindi va sostenuto quel rapporto con l'universo che è il rapporto di fiducia in noi stessi, perché in noi stessi l'universo non è da qualche parte, è partente che siamo uno con tutto e di conseguenza è la fiducia in noi stessi, quella parte nostra che comunque la mente logica non conosce, non può dare una spiegazione perché va al di là della logica. Detto questo, l'ultimo consiglio che vi posso dare è quello di praticare il self-love. Perché? Perché se date priorità alle affermazioni su voi stessi, all'accettazione completa di come siete in questo momento, che non vuol dire poi non rifornire pensieri dove ho fiducia in me stesso, sono potente, sono fichissimo, quello che vi piaccia. Non significa questo, significa partire dall'accettazione che siamo perfetti così come siamo, che tutto è dentro di noi,
non possiamo costruire ovviamente dei rapporti di interdipendenza con le altre persone, siamo qui per le connessioni e non, altrimenti poi cadiamo nell'evitamento, quindi non sto dicendo che non dobbiamo ricevere il supporto o siamo sbagliati se desideriamo un rapporto di reciprocità o che qualcuno faccia delle cose per noi, non è questo, è il riconoscere che siamo già integri e completi. E ci stiamo per noi, quindi in quei momenti che ci rendiamo conto che il nostro stiamo creando più resistenza, quindi più contrasto interiore, cercando di forzare delle affermazioni a noi stessi, a sentirci in un certo modo o a vedere le cose in un certo modo, perché di base ci aspettiamo, non ci sentiamo completi, non abbiamo ancora realizzato che è da dentro a fuori e non da fuori a dentro. Solo questo, secondo me, il paradosso è proprio un concetto di consapevolezza, ecco, uno stato di consapevolezza, scusate, mi viene il termine. Terzo e ultimo consiglio, spostare il focus. Quando ci rendiamo conto che dentro di noi c'è tanto conflitto interiore, la pratica che io utilizzo, che è una forma di self-love, è quella di mettersi a fare qualcosa che ci piace, quindi seguire una nostra passione, andare a farci una passeggiata, andare a farci fare un massaggio, ascoltarci una musica rilassante, berci una tisana, quello che volete, insomma, tutto quello che vi serve per ridurre lo stress e portare, come si fa con i bambini, quando i bambini piangono, non è che gli stai zitto, lo fai piangere 2 secondi. Validi quindi quell'emozione, poi lo porti a giocare e tendenzialmente il bambino si dimenticherà anche il motivo per cui stava piangendo, non si porta, generalmente i bambini non si portano le cose dietro quando sono molto piccoli, basta la distrazione, ecco, è uguale perché il macchinario, il cervello funziona così. Quindi quando ci rendiamo conto che stiamo sforzando troppo, quindi che siamo troppo nel mentale, e te ne accorgerai perché il mentale ha 1000. Senti più resistenza al centro del petto o al centro dello stomaco, generalmente almeno a me capitava così. La cosa più importante da fare è ristabilizzarti, quindi accettare che ti senti così in quel momento. Ok, cosa posso fare per me per sentirmi meglio? Vado a farmi una passeggiata. Si sta occupando di tutto l'universo, io ho fatto quello che dovevo fare, vado bene così come sono, so che tutto è a posto, grazie e arrivederci. Bene ragazzi, prima di concludere, l'ultimo consiglio, anche se avevo detto che era il numero 3, adesso vi do anche il numero 4 perché secondo me è piuttosto importante, è avere un self-concept che ci aiuta a appunto creare meno conflitto e appunto minimo sforzo e massimo risultato, che è quello che io chiamo il self-concept da re o da regina. Per essere, sono magnetica per tutti i miei desideri, l'universo si occupa 24 ore su 24 di supportarmi, nutrirmi e allineare il 3D con tutti i miei desideri, in modo che, soprattutto appunto perché si porta questo accidente di bagaglio del devo sforzarmi per essere felice nella vita, ti solleva da veramente tanta tanta fatica e quindi quelle affermazioni che tu fai per il self-concept, per te stessa e la prospettiva che hai eventualmente nella manifestazione della persona specifica o del denaro non saranno mai di inseguimento e quindi lo sforzo non verrà percepito, verrà creata una realtà interiore, di conseguenza esteriore, dove non si ha il conflitto interiore quando si vuole, tra virgolette, spostare il proprio focus da pensieri non produttivi a pensieri produttivi. Bene, ragazzi, per oggi è tutto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!